Bocciata dalla Regione Basilicata la proposta di legge a favore delle imprese turistiche di Maratea, gravemente penalizzate dalla chiusura della Statale 18. L'emendamento a firma dei consiglieri Mario Polese e Luca Braia del gruppo Italia Viva proponeva uno stanziamento di 400.000 euro per l'esercizio 2022 per rimborsare al 100% le spese sostenute dagli imprenditori per il pagamento della tassa sui rifiuti. La proposta non è passata. A votare a favore sono stati solo i consiglieri dell'opposizione. Della maggioranza due si sono astenuti, tutti gli altri hanno votato contro. Un risultato inatteso a Maratea, dove è stato fortemente criticata soprattutto l'astensione del consigliere regionale di Forza Italia Piro di Lagonegro. Da lui non ce lo aspettavamo, dice Manuel Chiappetta di Europa Verdi. Chi si è astenuto o addirittura si è opposto alla possibilità di un intervento economico a sostegno delle imprese turistiche, conclude Chiappetta, non potrà più rivendicare fantomatiche attenzioni politiche verso Maratea. Intanto la chiusura totale della carreggiata in questo mese di maggio ha fatto registrare nel comparto turistico una perdita enorme in termini economici alla frazione di Acquafredda, dove è aperto il cantiere. Sono stati incassati solo 8.000 euro, tanti meno rispetto agli 8.000 registrati nel maggio del 2019. Intanto il Comitato Civico ha chiesto all'ANAS e alla Regione Basilicata di anticipare dal 6 al 3 giugno la riapertura della statale per favorire una maggiore afflusso di turisti nel ponte del 2 giugno.